tesoro. Cari ragazzi, oggi sono teso come una molla dall'eccitazione. Fiorenza sta organizzando una caccia al tesoro. Che occasione d'oro, la caccia al tesoro! Gertrude, Brian, sbrigatevi! Arrivo! Sveglia, scansa fatiche, c'è la caccia al tesoro! Tesoro? Bella storia, fratello! Io per un tesoro mi alzo subito! Ci siamo tutti all'appello! Benvenuti alla caccia al tesoro, cari amici! Ci divertiremo tanto, tanto, tanto! E senti, che cos'è questo tesoro? È un osso succulento, vero? Avanti, lanciamelo! Non fare lo sciocchino, Dougal! Se vi consegno subito la sorpresa, mi spieghi che senso ha fare una caccia al tesoro? Sono assolutamente d'accordo con te. Il bello sta, correggimi se sbaglio, sta proprio nella caccia. Esatto, il gioco è la caccia, cioè è cercare o andare in cerca. Sì, ho capito. Ah, allora coraggio, andiamo a caccia del tesoro. Guarda che non sono sordo. Bene, adesso vi leggo il primo indizio, che vi rivelerà il luogo in cui è nascosto il secondo indizio, che poi vi condurrà al terzo indizio, che a sua volta... Sì, è chiaro, leggi il primo indizio, cosa aspetti? Vorrei addentare quell'osso prima di svenire dalla fame. Ah, e quindi, mia cara, hai confermato che la sorpresa è un osso? Negativo, sorella, io sono un vegetariano. Ah, ma che state dicendo? Ho pensato a un tesoro speciale per ciascuno di voi. M'hai compreso, spero? Ma certo, devi promettermi solo una cosa. Ci ho messo tutta me stessa per organizzare questa caccia al tesoro e... Avanti, vuota il sacco. Beh, vorrei che ti comportassi bene, Zebe. In breve, niente magia. Cosa? Neanche un pizzico di magia? Neanche un pizzico di magia, chiaro? Non sarà facile. Ma se ci tieni tanto! Guarda che ci conto! Perfetto, chiusa la questione, procediamo, leggi l'indizio. Sì, sorella, sono tutto orecchi! Puoi dirlo forte, amico. Ciuff, 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 fino alle pale che non si trovano in giardino, il prossimo indizio per la caccia lo troverai lì vicino. Facilissimo! E dobbiamo sottoporre l'indizio a una minuziosa analisi. Ma quale analisi è? Forse si riferisce agli attrezzi della rimessa. Oh, è troppo difficile. Forse la domanda da porsi è: cos'è questo ciuff, ciuff, ciuff? È il treno! Dove? Il treno fa ciuff, ciuff e il mulino ha le pale, quindi si prende il treno e si va al mulino. Hai indovinato, Dougal! Fermati, treno! Oh, eccolo là, trovato! Oh, direi che è stato un gioco da ragazzi. Cosa ne pensi, Brian? Vediamo se la pensa ancora così. Prendilo presto! Dì un po', è opera tua questa? Ho solo rallegrato un po' gli animi. Senza ombra di dubbio, Zebe, ma non ti avevo chiesto di non ricorrere alla magia. Hai ragione, ti chiedo umilmente scusa. Fiorenza, leggi il secondo indizio? Sì, ma dov'è Dylan? Ora che ci penso, si era addormentato sul treno. Lascia perdere quel coniglio, leggi l'indizio, su! Il prossimo indizio della caccia non sarà più distante di un dito se scaverete un bel buco vicino a un posto preferito. Ah, posto preferito? Facilissimo! Dove te ne stai andando? Non ho ancora finito di leggere! Forza, vai avanti! Il posto preferito lì potrai trovare, dove ci sono tante leccornie da mangiare. Oh, questo secondo indizio è leggermente più complicato. Leccornie da mangiare, eh? Niente da fare, io mi arrendo. Oh, questa non è certo la caccia al tesoro entusiasmante che avevo immaginato. Oh, cosa stai dicendo? Se ci stiamo divertendo come matti con i tuoi indizi, diglielo anche tu, Brian. Oh, sì, certo. Allora, coraggio, dove credete che sia il prossimo indizio? Posto preferito? Leccornie da mangiare? È il carretto del signor Grimsdale! Ma certo, era ovvio! Forza, intrepidi cacciatori, gamba in spalla! Io vado a cercare Dougal e Dylan, ragazzi. Vi raggiungo dopo! Ehi, fratello! Siamo arrivati? Il giardino di Fiorenza, è questo il mio posto preferito?
È in assoluto il luogo che amo di più. Dougal! Dylan! Oh, ma dove saranno finiti? Ah, trovato l'indizio! Oh, bravo, Gertrude! Leggi il biglietto, questo lo risolvo io. Vediamo, su e giù andrai e tutto intorno girerai, è lì che il tesoro troverai. Oh, non posso dire di aver capito bene di cosa si stia parlando, ma sembra molto divertente. Ho fatto una promessa, lo so, ma non resisto. Oh, che bella Gertrude, mi sento leggero come una piuma. Dougal, Dylan, eppure deve essere qui da qualche parte, lo sento. Ci deve essere. Ancora lui. Ciao, Zebe. Ops. Adesso basta. Sì, certo, pronti all'atterraggio. Ne ho davvero abbastanza dei tuoi giochetti, Zebe. O la smetti subito o dovrò estrometterti dalla caccia al tesoro, è chiaro? Mi dispiace, ti chiedo scusa. Basta magia, neanche un pizzico, neanche un goccio, neanche una leggera spruzzatina. Bene, ora possiamo riprendere la nostra caccia al tesoro. Senza ulteriore indugio, cara. Dunque, cos'è che sale e scende e poi gira tutto intorno? Ah, non ne ho la più pallida idea, io ci rinuncio. Oh, un momento, va su e giù e poi gira tutto intorno? Non è possibile che il tesoro si trovi nei pressi della giostra magica? Oh, Brian, che intuizione geniale! Oh, oh, stavolta l'hai fatta grossa, Dougal. Ehi là, c'è qualcuno? Sei tu che chiami, Fiorenza? Ah, che cavolo, mi sa che mi sono addormentato sul treno, spero di non essere... Oh, ciao, Dougal. Oh, no! Eccolo laggiù! Abbiamo trovato il tesoro! Oh, è vero! Sapevo che la mia deduzione era giusta! E come promesso, c'è un tesoro per ognuno di voi. Brian? Oh, grazie Fiorenza! Molto chiassosa! Ed ecco il tuo, Zebe! Un palloncino rosso! Beh, si intona col mio naso! E per te, Gertrude, una sorpresa veramente speciale! Oh, mia cara! Un cappello nuovo, ti ringrazio! Che meraviglia! Però non è stata una bella caccia al tesoro. Voi non riuscivate a decifrare gli indizi e io ho perso Dougal e Dylan. Probabilmente si annoiavano. Oh, ma che cosa stai dicendo, cara? Vedrai che li ritroveremo in un batter d'occhio. Potresti darci una mano, Zebe? Beh, potrei, ma non senza... magia. Esattamente. Oh, fai come meglio credi. Basta che li troviamo al più presto. Senza ulteriore indugio farò come dici. Andremo fin su in cielo per ritrovare i nostri amici. Torneremo il più presto possibile. Buona fortuna, cara. Fate buon viaggio. Grazie di tutto, Zebe. Vuoi scherzare? Sono io che devo ringraziarti. Mi hai regalato un tesoro azzeccatissimo. Spostati, Dylan. Ho le tue orecchie infilate nel naso. Scusa, fratello, rilassati. Mi spieghi come faccio a rilassarmi? Sono bloccato qui con un indolente orecchiuto. Ho una fame che non ci vedo, le zampe dolenti, sono pieno di terra negli occhi e lassù c'è un cappello volante. Che forte! Anch'io faccio spesso quel sogno, sai? Dougal! Dylan! È Fiorenza! La mia Fiorenza è venuta a salvarci! Aggrappatevi al nastro, così vi tiriamo su! Grazie. Non scaverò mai più un buco così profondo in vita mia. E poi è stato inutile, non ho trovato il tesoro. Già, neanch'io l'ho trovato. State tranquilli, amici, ve l'ho portato io il vostro tesoro. Scommetto che non indovinate che cos'è. Oh, tutte quante le mie amiche diventeranno verdi dall'invidia. Non ho scoperto dove era nascosto il tesoro, ma avevo capito che cos'era. C'è solo un dettaglio che non mi quadra, cara Fiorenza. Dove hai messo il tuo tesoro? Il mio tesoro io l'avevo già prima della caccia. I miei amici. Oh, che pensiero carino, Fiorenza. E un grazie speciale a Zebe. Questo lieto fine lo dobbiamo solamente alla tua magia. Sì, hai ragione, Fiorenza. Forza, andiamo, ragazzi, la festa sta per cominciare.
vorrei che cominciasse la pennichella.